presentata la seconda di sfiducia al sindaco Salvatore Riotta in un anno. Secondo lei come mai questo malcontento? Non parlerei di malcontento, siamo in democrazia, la mozione di sfiducia si presentano, è giusto che la minoranza faccia il proprio lavoro, che il presidente faccia il proprio lavoro e i consiglieri facciano i propri lavori. Quindi se la mozione di sfiducia passa con i 2/3 dei consiglieri assegnati, vuol dire che hanno raggiunto il loro obiettivo. Se non passa, sarà la legge a stabilirlo. Certo, Miritello Rosmarino però non aveva di bisogno di fare tutto ciò. Sì, io come vice sindaco lavoro e continuo a lavorare per il mio mandato. Poi se andrà avanti la mozione di sfiducia va avanti, se non va avanti alla fine renderò conto al popolo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio il fatto che è stato mandato via l'assessore Innaria. Io non parlerei di goccia che ha fatto traboccare il vaso, certo ha dato fastidio a qualcuno, giustamente o non giustamente, però quindi non entra in merito perché le deleghe gli rilascia il sindaco e gli dà a suo piacimento. Voleva dare un impulso maggiore, vediamo quello che accade. Qualcuno l'ha accusato di essere novax. Ma noi l'abbiamo intervistato e lui ci ha detto che non aver fatto il vaccino per patologie. Dico, io penso che il signor Tino non sia un novax, molto probabilmente avrà delle patologie, avrà dei timori e non vuol farselo il vaccino o le proprie patologie non glielo consentono. Non entra in merito nemmeno in questo, ognuno è libero di fare le proprie scelte nella sua vita. E basta. Come un commento per questa mozione di sfiducia, cosa succederà? L'ho detto prima, se ci sono i numeri la mozione di sfiducia passa, vuol dire che il popolo non ci vuole più. Se i numeri non ci sono, l'amministrazione Riotta continuerà a lavorare. E lei resterà accanto al sindaco per il fine mandato, fino a fine mandato? Io rimarrò accanto al sindaco fino a fine mandato e lavorerò come vice sindaco, come ho sempre fatto, rispettando la popolazione, la gente mi vuole bene, faccio quello che posso fare e lavoro assiduamente al comune. Non si possono fare più cambi in giunta, lei lo sa? Sì, non ce ne possono fare più cambi in giunta, molto probabilmente potrebbe anche fare qualche cambio negli assessori esterni, come sono io un assessore esterno che mi sono dovuto dimettere da consigliere comunale. Questo non lo potremmo mai sapere. Riotta ci ha abituato a questo e per questo. Sicuramente avrà fatto delle cose belle, sicuramente abbiamo lavorato nel limite delle nostre possibilità, ai posteri la sentenza.